this pie specifically for me. Siamo tornati con Metroid Other M, stavamo affrontando questo bruttissimo mostro viola, che non è altro che il primo boss. Ok. Distruggiamo il piccoletto e basta. Samus, sembra che dovrò chiederti di collaborare con noi in questa missione, ma dovrò anche chiederti di attenerti ai miei ordini. Non muoverti senza il mio ordine e non sparare senza il mio ordine. Obiezioni, signorina? Nella Federazione Galattica il gesto del pollice alzato si usa da sempre. Io ero nota poiché rivolgevo sempre il pollice verso il basso. Avevo le mie ragioni. Il comandante Adam Malkovich, un uomo duro che solitamente non perdeva tempo in scherzi, alla fine di ogni briefing mi chiedeva: obiezioni, signorina? Lui scherzava, ma altri no. Allora mi sentivo circondato da persone che mi vedevano come una bambina, o che mi trattavano con i guanti perché ero una donna. Tuttavia ero grata ad Adam per la sua considerazione. La mia vita non è stata facile. E così mi colpiva il fatto che Adam ne tenesse conto, rivolgendosi a me con una parola gentile, come signorina. Io sapevo, meglio di chiunque altro, che le parole di Adam non erano mai casuali. Il mio pollice rivolto verso il basso aveva un duplice significato. Era un segno di ribellione per essere stata chiamata signorina, ma anche la conferma di totale adesione agli ordini ricevuti. Nonostante avessi ancora così tanto da imparare, gli altri soldati mi sostenevano, sorridendo bonariamente. Tra loro c'era Anthony. In risposta alla loro gentilezza, io non facevo che diventare più astiosa. Era una bambina, che voleva sempre dimostrare di valere qualcosa, e piena di risentimento. Ero in lotta col mondo. Sentivo che se avessi abbassato la guardia sarei caduta a pezzi. E soprattutto, avevo paura. Ma nonostante la mia giovanile ingenuità, capivo che l'atteggiamento scherzoso di Adam era la dimostrazione di quanto mi fosse vicino. Adam conosce il mio passato e mi conosce meglio di chiunque altro. Devo confessarlo. Poiché ho perso i miei genitori da piccola, vedevo naturalmente Adam come una figura paterna. Sapevo che non sarei stata punita per il mio comportamento ribelle. La pazienza che dimostrava nei miei confronti rinforzava il legame che mi univa a lui. Sapevo che non avrei trovato nessuno che mi capisse come Adam. Tuttavia, quando arrivò il momento, mi allontanai da lui. Ero così giovane. Giovane e ingenuo. Non abbiamo informazioni precise su ciò che è avvenuto nella stazione Arca. Ecco ciò che sappiamo. Le attrezzature che credevamo distrutte sono di nuovo operative. E una micidiale creatura non identificata ha causato diversi danni e una vittima. La situazione è critica. Dobbiamo raccogliere più informazioni possibile, ma la priorità numero uno è trovare eventuali superstiti e portarli al sicuro. Considerate quest'area estremamente pericolosa. Muovetevi con cautela. C'è un altro problema. Il
In questa base l'interferenza radio è diffusa ovunque. I vostri dispositivi di comunicazione non funzioneranno. Per questo i nostri unici canali di comunicazione saranno le cabine di comando della base. Bene. Lyle, esplora settore 1 e usa l'esplosivo con moderazione. Agli ordini. Morris, tu copri settore 2. Ripara tutte le attrezzature che trovi. Affermativo. Anthony, occupati del settore 3. Lascia decidere a te se usare o meno la pistola al plasma. Ricevuto. James, controlla il ponte di comando. I nostri problemi di comunicazione potrebbero derivare da interferenze elettriche. Sì, signore. E tu, KG, perlustra la zona residenziale e cerca tracce di sopravvissuti. Certo. Siete tutti autorizzati a usare le pistole glaciali. Non dimenticare di comunicare regolarmente attraverso le cabine di comando. E Samus? Tu vai nella sala gestione sistema. Fai del tuo meglio per rimettere in funzione l'impianto elettrico. Sembra che il tuo dispositivo di comunicazione funzioni ancora. Ricorda, tutto ciò che vedrai apparirà anche su questo schermo. Riguardo alle armi ausiliarie, l'uso delle bombe è autorizzato. Per le altre valuteremo la situazione e ne autorizzeremo l'uso quando possibile. Comunque, al momento non pensiamo di autorizzare l'uso delle gigabombe. Come sai, sono armi in grado di diffondere un'onda di calore ad altissima temperatura e con forte impatto sugli esseri viventi, in modo gentile per dire che possono vaporizzare gli esseri umani all'istante. Immagino che tu sappia bene quanto sono le pericolose gigabombe e che è impossibile bloccare la loro forza devastante con materiali comuni. Una volta completata la missione nella sala gestione del sistema, che palle, torna a fare rapporto. A quel punto ti comunicherò gli ordini successivi. Voglio che siate tutti estremamente cauti con l'esecuzione dei vostri incarichi. Qui i filmati sono lunghissimi. Il briefing si conclude qui. Era la prima missione di gruppo a cui partecipavo da quando ero diventata cacciatrice di taglie. E, naturalmente, era la prima volta da quando avevo lasciato la federazione che seguivo gli ordini di un comandante. Ricevere di nuovo ordini da Adam era una cosa inaspettata, che mi confondeva e allo stesso tempo mi rendeva stranamente euforica. Risposi. Ricevuto, Adam. Naturalmente, nessuna obiezione. Ok, il punto giallo ci dice dove dobbiamo andare. Ok, ora possiamo usare le bombe normali. Allora, qui ci dovrebbe essere un qualche cosa. Un modo per entrare da qualche parte, insomma. Vai via te. Wait. Qui se entriamo ci sarà qualcosa, no? Yeah, cos'è? Serbatoio missili. Ora possiamo portare un missile in più. Qui i missili che possiamo portare sono uno ogni espansione. Sembrava che si potesse entrare anche qua, eh. Dunque... non lo so. No, credo di no. Vabbè, fa niente. Salviamo. Attivato il processo di registrazione dati e recupero energia. Salvataggio. Processo completato con successo. Ok, allora giù! Ovviamente Samus non si fa male, no? Cadendo da 50 milioni di metri di altezza. Aia. Mi sa che giù c'era qualche cosa da prendere. Non si vede niente qua.
Vabbè. Insomma, andiamo dove dobbiamo andare. Fatemi guardare la mappa perché... Sì, tanto che ci sono... Ah, torno indietro per prendere quella cosa che dovevo prendere prima. Vabbè, innanzitutto andiamo qua. Beh, abbiamo trovato una cosa che per prendere ci serviva là. Yeee! Abbiamo attivato il coso. L'elettricità abbiamo riattivato. Uè! Via! E qui è brutto che non si possono fare scansioni, uffa. Ecco, qui queste cose qui arriveranno all'infinito finché non distruggiamo quelli. Che si distruggono quei missili. Aia. Ok. Ricarichiamoci i missili. Mi sembra che dobbiamo riprendere il computerino, ecco. Ora l'elettricità è tornata. Ecco, dobbiamo ritornare da Adam. Però prima torno indietro perché... Dobbiamo prendere un qualcosa che si prendeva con le bombe, ora che ce l'abbiamo possiamo andarla a prendere. Qui c'è questo condotto, alla fine torniamo qui. Che praticamente dove abbiamo iniziato il gioco. Qua prendiamo... Se batto io missili. Qui non si può ancora aprire. Qui c'è un computerino, accendiamolo. Così apriamo la, possiamo entrare nella porta. In questa stanza. Ci siamo già stati? Eh Allora, aspettate che esploro un po' la stanza perché non è che mi ricordo tutto il gioco a memoria, anzi. Ah sì, ci siamo già stati prima, ma non si è visto perché... Perché praticamente c'è il visore. Cioè... Vabbè, è difficile da spiegare. Comunque, siamo stati prima durante il filmato. Qui dove, che abbiamo conosciuto... Dove abbiamo incontrato per la prima volta Adam e gli altri. Vabbè. Qui si può entrare? No. No, non si può entrare. Sarebbe stato bello però. Quindi torniamo da Adam, qui c'è... Ta-da! Qui rompiamo, mamma mia, mi ha fatto volare via. Entriamo nel condotto e otteniamo un'altra espansione missile. Si è fatto gli missili. Wow! Yes. Ok, piano piano torneremo da Adam. Ok, continuiamo, continuiamo, continuiamo. Aia, stronzo, muori. Sì, vabbè, non c'ho voglia di ucciderli. Corri, Samus, più veloce del vento! Fra poco devo saltare ancora. Wohoi! Wah! Ah, sì, questi sono simpaticissimi da uccidere. Se salti in testa... Non è facile, però... Wow! Li puoi uccidere all'istante.
chiama assalto questa tecnica, mi sembra. Non si può fare contro tutti. Allora, per qua bisogna fare la calcio ascensionale. E voilà. Allora, io vi saluto qui e ci vediamo alla prossima parte di Metroid of the Ram. Ciao ragazzi.